Sembrava fosse deciso, poi l'operazione sembrava sfumata, poi sembrava di nuovo che fosse fatta e via così per mesi, fino ad arrivare a questi giorni quando finalmente i giornali possono pubblicare articoli il cui titolo è una variazione di Elon Musk ha comprato Twitter. Costo dell'operazione 44 miliardi di dollari. Il fondatore di Tesla ha cambiato la sua bio su Twitter con un chiarissimo Chief Tweet, capo di Twitter. E non solo, ha pubblicato una clip video di 8 secondi in cui riprendeva il suo ingresso nel quartier generale del social network a San Francisco con un lavandino in mano. La scelta di presentarsi nel quartier generale del social con un lavandino nasce da un gioco di parole. Musk ha pubblicato il tweet con il commento "Let's that sink in". Letteralmente vuol dire "lascia che affondi dentro" e può essere letto come un invito all'azienda a permettere a Musk di entrare nei meccanismi che la reggono in questo momento. Il termine sink vuol dire però anche lavandino.